Malgioglio contro Francesca Cipriani, attacco di panico finto. Prima di partire aveva detto di voler recitare per un'ora e ci è riuscita. Cosa ha detto Cristiano Malgioglio sull'attacco di panico di Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi? L'attacco di panico di Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi? Tutto finto, parola di Cristiano Malgioglio. Ospite di Casa Signorini, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha rivelato che la showgirl era intenzionata a rubare la scena agli altri concorrenti e ci è riuscita. Secondo quanto rivelato dalla zia Malghi, Francesca avrebbe confidato prima della partenza di essere propensa a recitare per un'ora e di voler imitare in qualche modo Malgioglio che, qualche anno fa, ha partecipato al reality show in Honduras e ha avuto delle difficoltà a buttarsi dall'elicottero. Ma Cristiano ha criticato pure il resto del cast, composto da personaggi brutti, e l'inadeguatezza di Daniele Bossari nel ruolo di opinionista accanto a Mara Venier e alla conduttrice Alessia Marcuzzi. Cristiano Malgioglio contro Francesca Cipriani. La Cipriani ha fatto finta. Prima di partire aveva detto che voleva recita per un'ora e ci è riuscita. Voleva imitarmi visto che io ho avuto qualche problema a buttarmi dall'elicottero, ha raccontato Malgioglio a Alfonso Signorini. Il popolare paroliere ha infatti partecipato al reality show nel 2007, quando andava ancora in onda su Rai 2 ed era condotto da Simona Ventura. Oltre a Malgioglio, anche Costantino Vitagliano ha faticato a credere alla veridicità del malore della Cipriani. Ho avuto degli attacchi di panico per 3-4 anni e non sono di certo come quello avuto da Francesca, ha assicurato il giovane. Nei giorni scorsi pure Carino Cascella ha avuto qualcosa da ridire a Pomeriggio 5 sul gesto della Cipriani. In particolare l'opinionista ha contestato l'assenza di lacrime sul volto di Francesca. Malgioglio boccia Bossari nelle vesti di opinionista. Cristiano Malgioglio ha bocciato Daniele Bossari nelle vesti di opinionista dell'Isola dei Famosi. Non c'entra assolutamente niente. Ha puntualizzato l'artista, che ha invece trovato Mara Venier in forma strepitosa.